Daniele Barone ha commentato questo spumeggiante 5-1 finale per il Cittadella, ovviamente spumeggiante per i tifosi che hanno presenziato questa sera il tombolato. Dopo 24 secondi sembrava insomma che Verona avesse recepito il messaggio del turno precedente contro Novara, invece cosa è successo? Bella domanda. Difficilissima la risposta, perché io credo che né Pecchia né i suoi ragazzi possano dare una chiave di lettura per una sconfitta tanto pesante, clamorosa, inaspettata, perché vuoi etichettare quella con il Novara come un episodio, un caso isolato, una partita così può capitare durante un campionato, poi volti pagine e ricomincia, perché il Verona ha le qualità, aveva, ha e avrà le capacità per ricominciare, però a Cittadella cominci 1-0 pronti via, dando una dimostrazione di forza straordinaria, e poi ne prendi 5 su 5 calci piazzati, sono arrivati 5 gol. Siamo senza parole, senza aggettivi. Con Claudio Nofri ci siamo guardati, che mi accompagnava in telecronaca, ci siamo guardati in faccia durante la partita a fine primo tempo, chiedendoci ma che cosa stesse succedendo. Veramente una di quelle partite che fai fatica ad inquadrare e a trovare anche dei precedenti. Di sicuro c'è un filo conduttore: se il Verona prende 9 gol in 2 partite, qualcosa evidentemente o si è inceppato a livello di testa, forse la squadra ad un certo punto ha incominciato a pensare di essere veramente un'entità aliena in un campionato invece di umani, e forse questo ha nociuto parecchio. Se non era una squadra di fenomeni prima, non è una squadra di brocchi oggi il Verona, dopo questi due capo consecutivi, e domani comunque in caso di vittoria del Frosinone il Verona rimarrebbe primo, però è chiaro che tutto ciò non basta per due partite consecutive, insomma hanno visto il Verona soffrire in maniera troppo diretta. No, io invece credo che questa sia una squadra di fenomeni, soprattutto per la Serie B, perché quello che ci ha detto e che ci ha dato nelle 13 gare prima di Novara non può essere frutto del caso. È una squadra che gioca bene al calcio, una squadra con delle straripanti individualità, almeno per questo torneo, una squadra con davanti Pazzini che segna tantissimo, ma che poi ha altri 10 giocatori che hanno segnato. Quindi evidentemente è una squadra con delle idee, degli schemi, dei principi, tutto molto buono. Fenomeni sì, brocchi no, evidentemente i fenomeni hanno un po' staccato la spina.